Sicuramente è un occhio su un mondo che non sempre viene osservato e raccontato, no? Quello che c'è dietro la creazione dei contenuti e dei contenuti brandizzati, perché il pubblico giustamente riceve il contenuto finale, ma tutto quello che c'è dietro non viene mai raccontato. E l'Influence Day appunto è un giorno bello per raccontare ed esporre sia le cose positive che i problemi, no, che nascono. Penso che sia uno degli eventi più, tra virgolette, all'avanguardia che si siano fatti, perché noi come azienda di Ayer Europe abbiamo creduto fin da subito in questo nuovo asset di comunicazione, e per un'azienda che produce elettrodomestici con tre brand diversi, Candy, Uber, Ayer, siamo riusciti attraverso delle campagne di influencer e di content creator a far avvicinare ancora di più un prodotto che potrebbe essere molto statico, molto tradizionale, molto anche, se vogliamo, senza quella fascinalità di essere appeal, a farlo diventare più trend con quelli che sono i nuovi stili e i nuovi usi. Finalmente possiamo avere un contatto diretto noi influencer e creator con quelle che sono le aziende con le quali solitamente noi collaboriamo, però attraverso quelle che sono agenzie. Perciò finalmente oggi abbiamo avuto la possibilità di avere un dialogo proprio face to face. Per me in futuro tutti i vari influencer si sposteranno su quello che è il metaverso, perché abbiamo visto che è una tecnologia che sta piano piano prendendo piede. Io in primis mi sono super appassionato a questo tipo di nuove novità che stanno arrivando, mi sto già cercando di adattare appunto attraverso i vari visori che ho sempre comprato perché sono super mega appassionato, e non vedo l'ora che ci sia proprio il rilascio ufficiale del metaverso per andare a fare i contenuti che già facciamo però dentro al metaverso. Per me sarà qualcosa di assurdo.